siamo qui al ulteriore incontro che abbiamo fatto con l'Associazione degli Ingegneri, Consiglio degli Ingegneri di Ingegneri, ormai siamo diventati una coppia di fatto. Sì, perché per vari incontri che riguardano la nostra città. L'Ateneo Veneto ha nel suo corpo quello di occuparsi tra l'altro dei problemi concreti della città di Venezia, e quindi oggi sono molto contenta che il Consiglio e l'Associazione abbiano voluto organizzare con l'Ateneo Veneto questo incontro che ci racconterà come è avvenuta e forse continuerà a venire la messa in salvaguardia della Basilica di San Marco, che è un punto di riferimento per i veneziani, per gli italiani, ma credo per il mondo intero. Se non sbaglio, 1200 anni di storia, ma ci racconterà poi chi è più competente di me, 6 volte l'acqua salata ha invaso la nostra basilica e 3 volte negli ultimi 20 anni, il che dà, come dire, la misura numerica di come avvengano i cambiamenti climatici. Cambiamenti climatici che cui si è occupato spesso l'Ateneo Veneto, cercando di avere un approccio laico né catastrofista ma neanche negazionista, come va molto di moda adesso, con un approccio serio, scientifico al fenomeno. Io quindi non mi dilungo, vi ringrazio tutti quelli che hanno organizzato, ma soprattutto lasciatemelo dire chi ha lavorato per la nostra basilica, perché dietro ci sono tantissime competenze. Ringrazio le autorità che sono presenti, vedo qui il nostro assessore Costa Longa, che anche lui è diventato un amico dell'Ateneo, e ringrazio e lascio la parola a Francesca Zaccariotto, assessore dell'Ordine Pubblico. Grazie.